La modifica rispetto a quello che noi avevamo decretato, il ministro ha decretato all'epoca nel 2006, però diciamo, noi avevamo messo 20 kg, questo sarà oggetto di valutazione, di confronto con l'ENA per vedere effettivamente di avere le stesse fasce di peso per entrambi i velivoli. L'immissione alla navigazione aerea, l'immissione per noi resta non un'autorizzazione come ENAC, ma resta l'operatore che attesta la rispondenza al regolamento. Questo per quanto riguarda ENAC. Per noi ci vuole chiaramente popolare nelle aree critiche e non critiche. Per quanto riguarda la DA invece, per quanto riguarda sotto i 20 kg, per noi resta mandatoria la certificazione, come ho detto, la registrazione in una parte segregata del registro. I requisiti dell'operatore di sistema, questo abbiamo uno specifico addestramento, come è stato ricordato, diciamo, dovremo produrre e vedere come deve essere valutato e certificato l'addestramento del nostro del pilota di APR, dell'operatore di APR, mentre invece per quanto riguarda i requisiti dell'operatore nel mondo civile, la conoscenza delle regole dell'area, la licenza di pilota, attestato di volo sportivo, addestramento specifico e autodichiarazione sulla qualifica del pilota. E questo c'è un buon settore di confronto per capire effettivamente come ottimizzare quest'area. I tattici, come ho detto, sopra i 25 kg fino a 150 kg, la normativa ENAC dà un'indicazione di area da aree 150 metri da aree congestionate, e il solo volo diurno e solo in linea di vista. Questo chiaramente sarebbe molto penalizzante per noi, e quindi per noi non abbiamo queste limitazioni, e noi abbiamo semplicemente dato la limitazione di densità di popolazione calcolata, quindi è sempre fatto sul singolo punto. L'immissione alla navigazione aerea, come ho detto, viene fatto, noi la certifichiamo e registriamo sul registro degli aeromobili militari, quindi hanno una matricola militare a tutti gli effetti. E anche in questo settore sarebbe interessante fare degli approfondimenti, se è necessario per quest'area da 25 a 150 kg avere un pilota militare, giusto per essere molto molto chiari, oppure si potrebbe associare questa fascia alla precedente fascia, quella sotto ai 20 kg. La conoscenza delle regole dell'area viene data come requisito dell'operatore di sistema, e per noi sopra i 20 kg è un pilota militare. Qual è il futuro per quanto riguarda il DTO, come abbiamo detto, ma più che altro diciamo, la tecnologia di cui abbiamo bisogno? Noi abbiamo bisogno, come è stato detto, del sensor Edaloid, abbiamo bisogno di sviluppare una tecnologia. Un esempio che mi piace ricordare proprio di sinergia col mondo civile, con l'ENA, che è stato proprio il MIDCAS, in cui abbiamo su una attività specificatamente militare sviluppata in EDA, abbiamo avuto il permit to fly lasciato da ENAC per la sperimentazione, abbiamo volato a Grazianese e l'attività è stata effettuata con benefici che saranno usati per entrambi, perché il MIDCAS è un'attività che viene sviluppata in EDA per entrambi, sia il mondo militare che il mondo civile. Questo penso che sia il migliore esempio della sinergia che c'è attualmente in Italia, almeno tra il mondo militare e il mondo civile. Una rapidissima conclusione di quello che ho indicato, gli approcci militari e civili sono entrambi validi, sono ottimi e ottimamente di spunto, devono essere confrontati adesso, questo diciamo, è il lavoro che l'ENAC ha fatto e sicuramente ha degli elementi che devono essere recepiti nel mondo militare e viceversa, noi abbiamo qualche possibilità di dare qualche indicazione all'ENAC di come seguire specialmente nella fascia tra i 25 e i 150 kg. La collaborazione è essenziale per quanto riguarda la sperimentazione, perché con la sperimentazione sia il mondo civile che il mondo militare consentono all'industria di sviluppare degli oggetti che siano sempre più performanti e sempre più specifici per rispondere alle esigenze della forza armata e alle richieste dell'aeronautica militare. E ultimo, ma non sicuramente il minore, avere delle normative condivise. Sarebbe l'obiettivo diciamo, ideale sarebbe avere una base normativa identica tra noi e il mondo civile. È molto diciamo, futuribile, però sicuramente il confronto ci può aiutare. E il confronto ci può aiutare anche nel poter avere la simultaneità, un mutuo riconoscimento tra l'ENAC e la DA, quale autorità nel mondo civile e quale autorità nel mondo militare. Questo ci consentirebbe sicuramente di abbattere alcuni tempi di certificazione
non avremmo più due certificazioni, per essere molto chiari. Cioè la ditta potrebbe fare una sola domanda e avere contemporaneamente un certificato valido per il mondo civile e un certificato valido per il mondo militare. Questo con un beneficio economico per l'industria immenso, ma anche un risparmio enorme di tempo. E chiaramente da parte nostra, lavorando insieme, c'è anche una sinergia di uomini e di mezzi. Grazie.